Ben ritrovati amici, quest'oggi il video tutorial riguarderà come ricavare un ciondolo da una lattina delle olive. Può essere una qualsiasi lattina di quelle dimensioni, queste appunto, le facciamo vedere. In questo caso è una lattina delle olive, quindi deve avere l'altezza praticamente media. Non andate, non so, a prendere il barattolo, la lattina dei fagioli, dei ceci, eccetera, eccetera. Iniziamo subito. Qualche tempo fa vi abbiamo proposto il video tutorial che riguardava invece come tagliare la latta. Usavamo le forbici, se non sbaglio. In questo caso andiamo con l'apriscatole, perché quello che ci servirà in particolare sarà il fondo della lattina. Ecco qua, vedete, con un buon apriscatole, come già vi ho fatto vedere per le scatolette di tonno, si può avere un ciondolo, un fondo perfetto da trasformare in ciondolo. Certo, poi lo andremo un attimino a perfezionare, vi faccio vedere, andremo un attimino a perfezionare questa parte interna qua. Cosa si ricava da questo? Si possono ricavare dei ciondoli, semplicemente dei ciondoli, o poi gli stessi ciondoli e vengono trasformati in una collana. Ecco, come vi dicevo prima, andiamo poi a limare la parte interna. Se non avete la carta vetrata, potete usare una limetta, quella per le unghie. Io ne ho una abbastanza grande che non uso e quindi la adopero per rifinire i bigiù. Poi un particolare, adesso non ce l'ho qui a portata di mano, però poi andremo, allora, sicuramente a riempire questa parte con tutto ciò che più ci aggrada, a quest'altra parte, ecco, con tutto ciò che più ci aggrada, come per esempio la graniglia, le microperline, la raffia e via dicendo, insomma, o anche fare del decoupage. L'altra parte invece è brutta vedersi così, se magari incidentalmente si gira il ciondolo, quindi andremo a rifinirla con del pannolens o con del filtrino, tipo questo, no? Quello che usiamo per il nostro tappetino di lavoro. Quindi vi garba questa idea? Ricicliamo tutto, non buttiamo via niente, guardiamo nei nostri cassetti, nelle nostre cassapanche, nelle nostre credenze, c'è sempre qualcosa di utile da trasformare in un oggetto magari particolare, in un oggetto utile e interessante, ma anche in un prezioso bigiù. Io vi ringrazio per averci seguito anche questa volta e vi rimando al prossimo appuntamento, sempre qua con me, con Mary e con Rick. Bye bye!